Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, come state? Io sono Marina e benvenuti o bentornati sul canale Rasumashka Beauty. Allora, oggi parliamo dei prodotti finiti del periodo. Allora, io adoro questa tipologia di video perché nei prodotti preferiti dovete sapere che vi parlo o dei prodotti che mi sono piaciuti tantissimo o dei prodotti che, insomma, avrei qualcosa da dire, di cui avrei qualcosa da dire. Quelli un po' un po' non interessanti li butto direttamente, vi dico la verità, per non annoiarvi. Ho scelto la quantità 10, sempre per lo stesso motivo, per non annoiarvi e non fare dei video molto lunghi, perché ovviamente capisco che anche voi non avete tanto tempo a disposizione. Oggi parliamo dei prodotti make-up. Non sono tutti terminati, però sono tutti quelli che andrò a buttare per un motivo o per l'altro, soprattutto per i motivi di Pau. Però era molto interessante condividere con voi questa esperienza dei 10 prodotti finiti make up, perché non capita tutti i giorni. E niente, rimanete con me e scoprite alcune chicche e alcune delusioni. E devo dire che in questo periodo mi è andata bene, perché non sono tutti bocciati, anzi sono praticamente tutti promossi. Partiamo però da un bocciato, ed è questo correttore di Kiko. Terribile, vi metterò qua la foto di come si presenta, perché tanto, anche se ve lo faccio vedere nel close up, è bello che è andato. L'unica cosa positiva di questo correttore è il fatto che ha lo specchietto. Adesso non so se è lo specchietto vero oppure di quelli di plastica, però comunque ce l'ha ed è effettivamente comodo. Io ragazzi lo butto perché non riesco ad utilizzarlo, non mi ricordo più neanche la colorazione, si è tolto tutto, anche se non ha tanto tempo, vi dico la verità, ma la confezione si è deteriorata molto molto presto. Quando non trovavo più il mio camouflage di Catrice, di cui vi ho fatto la testa tanta, però per adesso per me è il correttore migliore, coprente per le imperfezioni, in pottino, a 3€, 4€. Non trovavo quello di Catrice perché ad un certo punto c'è stato il momento quando dicevano che l'avrebbero tolto, cioè tipo tutti a comprare il correttore di Catrice. Io non lo trovavo qua fisicamente a Reggio e l'ho trovato poi online. Nel frattempo ho comprato lui di Kiko, pessimo, non so se avete avuto, si presenta come la copia di quello di Laura Mercier, insomma il pottino per le imperfezioni. Allora, per le occhiaie, è uno di quei correttori che per le occhiaie è troppo pesante, è troppo marcato, si vede, per le imperfezioni non le copre, cioè va via subito, non si secca, non lo so, sì è da incipriare, però comunque un correttore si deve fissare in qualche modo, questi qua in pottino lo devono fare, perché sennò metto strati e strati di cipria così l'imperfezione si vede ancora di più. No, questo proprio, effettivamente vedete che ancora c'è, ma no, non lo utilizzo più, basta, non so più come utilizzarlo, come base non va bene, non lo so, magari mischiando a qualcosa, però è inutile che lo tengo lì, lo butto e faccio prima, basta. E qua praticamente partiamo con tutti promossi, tutti top, no, tranne uno forse. La matitina per le sopracciglia di Catrice, anche qua vi metto la foto perché ormai farvi close up non ha più senso, perché è piccolissima. L'ho adorata, quante volte ho ricomprato questa matita, perché intanto la colorazione OBAE, adesso non mi ricordo più la colorazione, com'era il numero, forse il 20, insomma vi cercherò comunque il numero, aveva del grigio all'interno che per le mie sopracciglia va benissimo, aveva questo pennellino che tra l'altro io vorrei in qualche modo, se si può, adesso faccio in diretta, se si può, staccare, l'ho già staccato, smontato la matita e portarlo in vacanza, perché per le sopracciglia, cioè anche così prendere in mano e mettere le sopracciglia un pochettino a posto, pettinarmele è ottimo, non si è mai rotto, va benissimo. Io ho riacquistato talmente tante volte questo pennellino qua, questo, scusate, non pennellino, ma ormai è rimasto il pennellino, questa matitina qua di Catrice per le sopracciglia, che vi posso dire che è buonissima. Ce ne sono talmente tante altre, però io se mi trovo bene con un prodotto riacquisto lui, anche per il discorso della colorazione, e assolutamente promossa. Adesso ho trovato un po' la pace dei sensi con il Cabral, però non mi nascondo che tipo in viaggio potrei, per il viaggio oppure per il trucco da lavoro, potrei comprarla perché è veramente ottima. Ah, ecco un altro bocciato che è entrato, diciamo, in questo gruppetto di tutti i promossi, è questo Burro Cacao. Non è un prodotto make up prettamente, però dai, passatemelo, così siamo arrivati a 10. Ecco perché l'ho messo tra i make up, vi dirò. L'ho messo tra i make up perché questo intanto è bocciato, c'è ancora, io non so più come utilizzare questo Burro Cacao perché non fa niente. Ha talmente tanti olietti all'interno che mi va a seccare le labbra. Lo utilizzavo per andare un pochino a dare un po' di idratazione alle labbra quando si utilizzavano le tinte labbra, effettivamente è per questo che si trova nei make up, perché era l'alleato così
finto per le tinte labbra, ma anche lì mi seccava le labbra. Sulle cuticole mi secca le cuticole. L'ho provato anche a staccare dei pezzettini e mettermelo sui talloni, sui gomiti così, ma talmente pastoso, talmente, e poi comunque non fa bene l'effetto, quindi ho detto via. Via che si va, purtroppo non mi trovo bene, quindi lo butto. È di Laura Conti, Botanical Lip Balm Vegan, quindi vegano, quindi un marchio polacco, perché c'è sottoscritto in polacco dietro. L'avevo acquistato, ho pagato 2 euro al Cosmoprof l'anno scorso. Insomma, purtroppo no, non ci sono neanche gli ingredienti all'interno, per farvi vedere, per capire effettivamente se magari, non so, c'è qualche oglietto che mi dà fastidio, non ci sono, c'è tutto scritto in polacco, cioè una frase, insomma, c'è scritto goji, aloe vera, però assolutamente no, questo è bocciato. E qua arriviamo, restate con me perché ci sono veramente delle chicche, soprattutto una in particolare che è il mio preferito di sempre. Questo lip gloss che ormai ha fatto i suoi anni di Essence, ce n'è ancora un ciccinin qua sotto, però sì, è andato. Sono quei lip gloss, non puzza niente, sa proprio di mu, caramello e mu, buonissimo questo odore, però insomma ce l'ho da così tanti anni, le scritte sono andate via. Erano quei lip gloss che andavano moltissimo ormai 5-6 anni fa, era di Essence, sì, perché la sigla Essence c'è ancora. Quello con un effetto rimpolpante, no? Con questi brillantini, effetto nude, proprio sbiancante, sembrava quasi il correttore sulle labbra. Molto molto carino, però sì, ormai ha fatto i suoi giorni. Adesso stavo pensando, perché io non sono molto da lip gloss, vi dico la verità. Ho acquistato quello di Kiko, però lo uso talmente poco, anche con i capelli corti lo uso pochissimo, non so perché, no, a preferenza. Non mi piacciono né tinte né gloss, quindi sono proprio da rossetto e bullet. Avevo provato quello di, avevo sguacciato quello di Fenty Beauty, mi incuriosiva, però non so se è, come si dice in inglese, worth the hype, no? Cioè se davvero vale la pena spendere così tanti soldi per un lip gloss. Voi che ne pensate? Ce l'avete? Fatemelo sapere. Questo però ormai ha fatto i suoi giorni, però io l'ho adorato. In generale i gloss di Essence sono ottimi. Poca spesa, massima resa, insomma sono, non appiccicano troppo, anche perché a me, sì, non piace che il lip gloss appiccichi troppo, ma un pochino si deve sentire, si deve creare quello strato, no, di volume sulle labbra. E questo lo faceva bene sul lavoro, per me è promosso. Un'altra reliquia dove non si vedono più le scritte, non si vede più assolutamente niente, ce n'è ancora un pochettino, ma basta, perché... altro che 12 mesi, no, questo ha la sua età, venerando età. E questo è il blush in crema di Deborah. Sì, Deborah, non Debbie, perché spesso mi confondo. Ciao Miki, mi sono confusa anche con la tinta labbra, Deborah, Debbie, perché insomma mi sembrano simili anche come concept. Poi il nome è simile, Debbie, diminutivo di Deborah, quindi non lo so. E, la tinta che aveva mostrato la Michela, la mia amica Michela Di Maio, nel suo video. Questo è di Deborah, c'è proprio scritto dietro Deborah Group S.P.A. di Milano, e Made in Italy. Carino, era un blush in crema, ma questo 15 ml di blush in crema, ragazzi, vi basta per una vita e mezza praticamente. Se non mi volete fare come Heidi qua sulle guance del rosso, rosso fuoco, vi basta per tantissimo tempo. Lo portavo soprattutto al lavoro, mettevo un po' sul polpastrelli, poi lo sfumavo proprio così sulle guance, si sfumava molto bene. Se dovessi rincontrarlo, lo proverei ora. Dura troppo, ecco, quello no, assolutamente. E poi, non lo so, ero molto curiosa di provare i blush di, oddio, quell'azienda non mi viene in mente il nome, ditemelo voi, che è rivenduta da Douglas, di Honest Beauty di Jessica Alba, parlando mi è venuto, e quei blush in bottino in crema, oppure anche quello di MAC, insomma, ero interessata, però vorrei applicarlo con le dita, cioè il blush in crema lo compro se lo posso applicare prima di andare a lavoro con le dita, è una colorazione un pochino più sobria, perché questa l'ho comprata quando avevo ancora, insomma, secondo me 22-23 anni, quando volevo quei trucchi belli accesi, ed era forse un po' troppo, insomma, bisognava dosarlo per bene, però è buono, se dovessi ritrovarlo, perché c'è anche la colorazione in malva, lo prenderei... Sì, ma se fosse nella confezione più piccola, meglio, perché così almeno riesco a finirlo del tutto. Questa, ragazzi, è una reliquia. Più del blush di Deborah. Questo ombrettino qua, color oro, vi avevo già detto nel video dei miei indispensabili estate, top 10 estate, che io faccio sempre fatica a trovare la colorazione dell'oro perfetta, quindi non troppo calda, non troppo fredda,
non troppo arancia, non troppo verso il rosso, verso il verde, insomma, questa era perfetta come colorazione. Adesso c'è anche la luce diurna, la vedete proprio nella sua bellezza, era bellissima. Era un ombrettino piccolino di Mary Kay, non so neanche se in Italia viene rivenduto, me l'aveva regalato, aveva proprio un valore sentimentale per me. Me l'aveva regalato una mia amica quando ho abitato in Ucraina, quindi ero abbastanza grandicella, fino a 16 anni. Per il mio 15esimo compleanno, no, me l'aveva regalato per l'8 marzo. Lei lavorava per Mary Kay, era proprio la consulente e me l'aveva regalato. E niente, insomma, c'era un valore particolare, però basta. Insomma, la sento questa ragazza, mi fa sempre piacere sentirla, però questo ombrettino ormai è andato. Ma anche se vi dico la verità, non puzza, non si è diviso, sa di questi trucchi anni 90, quello perché quello era il suo odore, però basta, deve andare in pensione. Gli ultimi quattro, quelli più interessanti, vi ho lasciato alla fine, come con, con i cantanti. Vi siete mai accorti? Non so se c'è questa abitudine anche qua in Italia ai concerti, di far uscire i cantanti più importanti, più attesi dagli spettatori alla fine. In Russia c'è questa cosa ed ha un senso, nel senso che se no uno va al concerto e dice, boh, che ne so, voglio vedere Laura Pausini, e c'è lei e poi ci sono tanti altri cantanti poco conosciuti, se esce per prima lei, la persona la vede e se ne va, o cambia canale. Invece la lasciamo sempre alla fine, la cantante importante, uguale mi è successo adesso per puro caso anche con i prodotti, quindi i quattro un pochettino più succosi. Intanto questo rossettino qua di Essence, che ha la sua età, è quasi finito, quasi finito, però basta, mi ha stufato, vedete, c'è proprio un cincinino, è rimasto. È uno di quei ombretto, no, rossetto, uno di quei rossettini numero 55 Coral Eyes Me, quindi color corallo, carini, proprio sapete di Essence, quelle solite collezioni che costano 2 euro, li mettete in borsa, li buttate lì, sono anche fatti carini perché qua in mezzo sono trasparenti, però ormai è sporco che non si pulisce più bene, l'odore ancora va bene, però le formule dei rossetti sono cambiate, quindi le formule così sheer fanno un po' troppo anni 90, quindi per quello non ve lo consiglierei come rossettino, ovviamente anche perché non ci sono più. Adesso secondo me sono stati sostituiti dai rossettini Essence con la confezione nera. Però queste confezioni che poi richiamavano anche il colore del rossetto, perché poi erano tipo magenta, marroncina, cioè la confezione dipende, il colore della confezione dipende dal colore del rossetto, ed è molto carina questa cosa perché anche voi subito dalla vostra lip care, lip makeup collection, potete subito trovare il rossetto perché sapete che questa è la tonalità. Carino, effettivamente se mi dovesse ricapitare, oppure non so se dovessi consigliarlo alla ragazza, a qualche ragazza che si sta approcciando al makeup, i rossettini di Essence sono veramente ottimi. Per il prezzo che hanno, la qualità, il rapporto qualità-prezzo è davvero top. Dai, non vi faccio aspettare la chicca chicca a Laura Pausini di questo video, è questa mascara. Ve l'ho fatto vedere nei miei top 10 mascara. Ricapitolo un attimo, io ho le ciglia normali, né troppo corte né troppo lunghe, vi lascio comunque il video con la spiegazione e tutto, però giusto per farvi capire qual è l'effetto di questo mascara, io adoro la definizione nel mascara, mi piacciono le ciglia proprio come le fanno vedere nelle pubblicità, che ovviamente è tutto Photoshop, però mi piacerebbe che le ciglia fossero tutte ben divise, abbastanza lunghe e non quei patacconi di Better Than Sex, perché l'ho provato, e vi lascia le ciglia, ok, voluminose, ma avete questo patacone di ciglia nero attaccato alla riga superiore, che non lo so, a me non piace questo effetto qua. Quindi se anche a voi piace l'effetto definizione, questo è mascara per voi, è ottimo. L'avevo visto già da Giulia Bencic, è assolutamente Bencic. Assolutamente la ringrazio tantissimo perché mi ha fatto scoprire questo worth the hype, effettivamente worth the hype, quindi vale diciamo la fama che ha. Queste setoline così sono naturali secondo me. Sì, non sono in silicone, no? Sono morbide, non dure, non grattano l'occhio, dividono benissimo le ciglia. Vi dura tanto tempo, vi finisce proprio il mascara, non vi si secca, vi finisce. È l'unico mascara che io so che dentro non c'è più nulla, anche perché se no lo utilizzerei ancora. Per adesso per me è il migliore. Come divido le ciglia non lo fa nessuno. Poi ovviamente stratificate, se volete l'effetto un pochino più voluminoso, lo passate soprattutto alla base. Però per la definizione delle ciglia è ottimo. È il mascara migliore per adesso per me, mai provato. Poi un altro prodottino di cui non sento parlare spesso, però a me è piaciuto, è questa matita per gli occhi di Bella Oggi, la matita color 502,
color marroncino. Allora, qua c'era il suo temperino, che ho perso, è uno sì, sfumino, un pezzettino in silicone, insomma, non in plastica, in silicone morbido, per sfumare la matita. Era comodissimo perché effettivamente a me serviva. È una matita, vedete, retraibile. E ce n'è ancora un pochino, però basta, si è seccata, non disegna più come prima. Allora io cercavo una matita per tutti i giorni che non sia matita nera da mettere proprio sopra, sul, come la riga d'eyeliner, no? Questa è waterproof, non lo so, non l'ho provata, l'ho provata solo per andare al lavoro. Cercavo una matita marrone che non costasse uno sproposito, perché avevo comprato una di Urban Decay che mi ha deluso tantissimo. Cola, questa non cola, che sia waterproof non vi so dire, e fa il suo lavoro, fa benissimo. Poi avendo il temperino riuscite a temperarla bene, avendo lo sfumino riuscite a sfumarla bene, proprio on the go, tutto nella matita, se non perdete il pezzo come me. E mi è piaciuta davvero tanto. Bella Oggi è un marchio che vorrei scoprire un po' di più, ho sentito parlare molto bene degli smalti, ne ho provato qualcheduno, non è che mi abbiano proprio entusiasmata, però secondo me è un marchio italiano, sì, assolutamente made in Italy. E per il prezzo che ha, la qualità che ha, secondo me vale la pena guardarci, perché è distribuito Altigotà, lo trovate, almeno io lo trovo Altigotà. Poi l'ultimo prodotto, ma come si dice sempre, ma non per importanza, mi è durato un casino anche lui, è questa base di Yves Rocher per le palpebre, insomma base ombretto, primer per l'ombretto. Sapete il mio amore inestimabile, vi metto qua il video dei miei indispensabili, 7 indispensabili trucco occhi per il primer di MAC, perché quello proprio, cioè se volete il trucco che vi duri per 12 ore è quello. Con questo il trucco, sì, diciamo che la Clio ci è abituata ai primer per gli occhi, non sono neanche così indispensabili perché utilizzate il correttore e l'ombretto si aggrappa comunque. Però faceva bene il suo lavoro, vi dico la verità, piccolino così. Sono riuscita anche a finirlo, quindi è una grande soddisfazione per me. 12 mesi di PAU, 7 ml, quindi secondo me sono rientrata anche nel PAU. Lo utilizzavo, era un color giallino, quindi andava ad uniformare anche il colore della palpebra. Per il giorno, per il trucco da giorno, da ufficio, insomma, niente di che, e niente di troppo elaborato, andava benissimo. Insomma, gli ombretti si sfumavano bene, magari si sarebbero sfumati anche con un correttore, però avere la base, effetto placebo, no? Ci sembrava anche che durasse un po' di più. A parte gli scherzi, io ve la promuovo, una base molto molto buona e soprattutto è piccolina, anche da utilizzare la sera se appunto non uscite per 10 ore, non vi serve una tenuta estrema e non avete gli ombretti come quelli di Anastasia Beverly Hills, che volete tenerli proprio lì perché volete un bel effetto lucido, cioè un bel effetto brillante. Quindi questa assolutamente è una base promossa dal mio punto di vista. Bene ragazzi, questi erano tutti i miei prodotti make up terminati, 10 prodotti make up terminati del periodo. Fatemi sapere voi cosa avete terminato, se avete provato qualcosa di questi prodotti, io sono super curiosa come sempre e vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!